Siano lodati Gesù e Maria. Ci stiamo avvicinando a grandi passi alla grandissima solennità dell'Annunciazione. È una grandissima solennità perché è avvenuto un fatto decisivo per le sorti dell'umanità. Un angelo in questo giorno andò da una giovane chiamata Maria. Gli propose di diventare madre del figlio di Dio. Maria in un primo tempo fu turbata, però subito diede il suo assenso. Vorrei farvi notare alcune cose che molto spesso non notiamo perché abbiamo una lettura forse un poco superficiale di quell'evento. Anzitutto, non era scontato che Maria dicesse di sì. Il suo fiat è stato un cosciente atto di libertà. Lei ha deciso di dire sì al Signore, ma poteva dire anche no. Lei era libera. Perché se è vero che lei era stata concepita immacolata e durante tutta la sua vita non ha mai peccato, però a parte la concezione immacolata, che era un dono di Dio, tutto il resto è stato suo merito. Anche Adamo ed Eva erano immacolati nel paradiso terrestre, eppure hanno peccato. Maria invece, immacolata, non peccò mai e fu sempre una obbediente ancella del Signore. Ciò che le si presentava davanti non era una cosa semplice. Anzitutto, Maria Santissima aveva fatto voto di verginità permanente, cosa che all'interno del futuro matrimonio con Giuseppe era stato concordato anche con San Giuseppe. E adesso viene il messo del Signore e gli dice: tu sarai madre. E Maria, quando dice non conosco uomo, non dice che sono ancora vergine. Com'è possibile che ciò accada? Perché l'angelo avrebbe potuto rispondere: fra poco ti sposi e avviene tutto quello che deve succedere. Invece la domanda di Maria era quella: possibile che il Signore non accetti il mio voto di verginità perpetua? Allora l'angelo le spiega che il concepimento di Gesù, del Figlio di Dio, avverrà per opera dello Spirito Santo, non per opera dell'uomo. In questo stava il dubbio di Maria, ma non dubbio nella bontà del Signore, dubbio di ciò che le veniva proposto, perché lei aveva come piano quello di essere eternamente vergine. In quel momento l'angelo le spiega e lei dice fiat. Questo suo assenso al piano del Signore è ancora più meritorio in quanto Maria Santissima capisce perfettamente ciò che sarà del Messia. Gli ebrei, infatti, aspettavano il Messia che li liberasse dal giogo dei Romani, il Messia che avrebbe fatto di Israele la razza dominante sulla terra. Non si aspettavano l'uomo dei dolori, come profetizzato da Isaia. Maria Santissima era senza peccato, quindi non aveva in sé il peccato di nazionalismo, di orgoglio nazionale, ebraico, che faceva andare fuori strada i suoi compatrioti. Lei sapeva benissimo che il Messia era l'uomo dei dolori, profetizzato appunto da Isaia. Non poteva, la Madonna non era onnisciente, perché non era una divinità, non era Dio, però sapeva ciò che sarebbe successo. Non lo sapeva nei dettagli, ma lo sapeva. E in quel momento inizia il suo cammino di offerta. Inizia il suo cammino di fedele discepola dell'uomo dei dolori,
del suo figlio crocifisso. Lei ha trascorso l'intera sua vita come corredentrice, cominciando proprio da questo momento. Quindi il merito di Maria è senza limiti. Lei ha accettato di essere la madre dell'uomo dei dolori. Lei che aveva dato alla luce Gesù senza provare dolore fisico, come invece provano il dolore fisico tutte le madri della terra quando danno alla luce i propri figli. Tuttavia sentì il fortissimo, acutissimo dolore spirituale di partorire la nuova umanità redenta da Cristo. Lei è l'anima offerta, non solo la prima anima offerta, ma la regina delle anime offerte, la corredentrice. E seguendo il suo esempio, noi possiamo diventare dei piccoli corredentori, accettando di percorrere, seguendo Gesù e accompagnati da Maria, la via del Calvario, è la via dell'amore, perché queste sofferenze della vita quotidiana, più grandi o più piccole, le offriamo per la salvezza delle anime. Perché l'uomo liberamente dice di no, al contrario di Maria che sempre ha detto di sì liberamente. L'uomo dice di no. E allora qui dobbiamo intervenire noi con la nostra offerta per riparare al no dei nostri fratelli e sorelle, perché anche loro possono dire sì e salvare l'anima e andare in paradiso. Quindi prepariamoci con la preghiera, con la penitenza, con l'amore a questa grandissima festa. Davvero una solennità grandissima che ci fa conoscere per la prima volta Maria anima offerta, Maria corredentrice, che poi diventerà corredentrice pienamente sotto la croce, lacrimando lacrime di sangue. Facciamoci accompagnare da Maria lungo il cammino in questa valle di lacrime, lungo il cammino sulla via dell'amore, perché non è una via di sofferenza, è una via di dono di se stessi, una via di dono totale, una via che porta noi in paradiso e porta in paradiso tutti i fratelli e sorelle che saranno salvati grazie alla nostra offerta.